Buonasera e benvenuti a New Insurance, la trasmissione delle fonti TV dedicate al mondo delle assicurazioni e collegata all'omonima rivista diretta da Angela Maria Scullica. L'argomento di oggi, ve lo dico subito, le nuove strategie delle compagnie assicurative sui premi RC Auto. E ne parliamo come sempre con i nostri due ospiti che vi presento subito e oggi sono alla mia destra Leandro Giacobbi, responsabile Underwriting Motor, direzione danni del gruppo Helvetia Italia. Buonasera, buonasera e benvenuto. Grazie. Alla mia sinistra Nicola Trincas, Partner Network Director Assicurazioni di Facile.it. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Grazie. Allora, parliamo di RC Auto, un tema delicato direi, no? Che ha sollevato negli anni anche tanti confronti anche con le associazioni dei consumatori, dicevano che erano troppo care. Pare che negli ultimi anni invece i premi, poi me lo confermerete voi, siano cominciati a scendere dal punto di vista del costo, adesso si sono un po' stabilizzati e la concorrenza è anche molto forte. Si diceva non c'è concorrenza, in realtà appunto me lo potrà dire anche lei, che voi siete leader insomma per quanto riguarda il confronto su internet delle varie polizze assicurative. C'è una bella concorrenza tra le compagnie e dovrebbe anche aumentare quest'anno perché stanno entrando in vigore appunto le novità previste, mi sembra che fosse la legge 124, quella sulla concorrenza approvata d'estate, agosto. Mi sembra, agosto, che prevede tante cose nuove a partire dall'incentivazione maggiore della cosiddetta scatola nera. Guardavo che addirittura riguarda già quasi 5 milioni di automobilisti e che consentirebbe appunto di spendere meno se si viene un po' controllati come automobilisti. Forse ho già parlato un po' troppo, adesso do subito la parola a voi, partirei dal dottor Giacobbi. Allora le chiedo un po' di riassumere le principali novità che interessano questo mercato e secondo lei quali saranno quelle che incideranno di più anche poi sugli automobilisti, su chi stipula le polizze. Diciamo che negli ultimi 3-4 mesi abbiamo avuto parecchi interventi legislativi sia di normativa primaria che di normativa IVAS, che è ancora in fase di pubblica consultazione. Con la legge 124 che lei ha già citato, principalmente il legislatore ha voluto che IVAS promulgasse entro 90 giorni una normativa che andasse a dare al cliente uno sconto certo qualora avesse adottato sulla propria autovettura, sul proprio veicolo, delle formule di device di sicurezza, quali una scatola nera o un sistema che non fa circolare se il tasso alcolemico è superiore a un determinato livello o se è disponibile a fare un'ispezione al veicolo preventiva rispetto alla data di assunzione. Quindi si vede in che stato è, insomma. Esatto, si vede in che stato è. Sono stati, è una normativa che il legislatore ha, diciamo, demandato a IVAS e IVAS ha già presentato a tutti i soggetti un documento di pubblica consultazione in cui ha in qualche maniera sancito due grandi principi. Un principio è che le compagnie d'assicurazione dovranno riconoscere uno sconto minimo alle persone che sia in sede di rischio nuovo che in sede di rinnovo si dichiareranno disponibili a inserire uno di questi sistemi di sicurezza ulteriore e ha indicato anche una modalità molto complessa per calculare questo sconto. Però non c'è ancora un numero, non è 10%, 15%, no, allora il principio c'è, il principio è che lo sconto dovrebbe essere non inferiore alla riduzione dei premi puri, cioè dei premi tecnici, che per le compagnie che hanno già ad esempio la scatola nera hanno ravvisato nell'ultimo triennio. Quindi se una compagnia nell'ultimo triennio per la scatola nera ha in qualche maniera avuto una riduzione sui premi puri, cioè senza i caricamenti, di un 7%, non potrà scontare meno di tale percentuale. Io volevo fare intervenire Nicola Trincas, osservando il mercato, già oggi diciamo chi ha installato la scatola nera, di che sconti sta usufruendo? Ma diciamo che il fattore sconto poi dipende anche un po' dalla compagnia che va a applicare sconti più o meno alti a seconda della propria volontà di scontare le proprie polizze per i clienti, a seconda del profilo di rischio che poi viene analizzato nel dettaglio.
Noi questo dato lo riusciamo a osservare anche perché raccogliamo dai nostri clienti una grande quantità di dati per poi comunicarli alle compagnie e far formulare un prezzo. Questo ci dà modo di vedere che c'è una variazione anche importante. Alcune compagnie fanno sconti altissimi, altre appunto si attengono, come dicevamo... Altissimi che cosa vuol dire? Altissimi anche nell'ordine dei 30, 40, 50 euro. Beh, sono proprio altissimi. Sono... Sì, beh, considerando che il premio medio di cui stiamo parlando, che dicevamo anche prima, essersi abbassato negli ultimi anni, stiamo parlando comunque di uno sconto anche importante, nell'ordine magari del 30%, 20%, 30%. Tutti questi sono dati molto promettenti rispetto a questa iniziativa. Vediamo che un grande numero di persone inizia a considerare questa tipologia di prodotto. Proprio in questo periodo stiamo osservando che ben un preventivo su 5 inizia a selezionare questo tipo di prodotto nella scelta delle compagnie che noi compariamo. Quindi non c'è la paura di essere controllati, si guarda invece all'aspetto positivo di pagare meno la polizza? Sicuramente l'aspetto del pagare meno è molto importante. Consideriamo anche che la nostra identità, io faccio un po' riferimento anche al nostro claim, risparmiare facile, sicuramente attira quella tipologia di clienti che parte dal presupposto di voler cercare la migliore offerta. Pertanto parte un po' da questo indicatore per poi andare a valutare quali sono le altre condizioni di polizza che noi presentiamo poi sul nostro sito e da lì valutare il prodotto più adatto. Spesso il meccanismo del satellitare permette di avere il giusto compromesso tra la completezza del pacchetto assicurativo, le condizioni di polizza, le esclusioni e il risparmio. Anche perché sono stati un po' superati, quando si era cominciato a parlare di scatola nera mi ricordo i problemi della privacy, del fatto di sapere sempre, no? Dove era l'automobilista, eccetera. Questi aspetti non vengono più considerati o secondo lei ci sono ancora? Ci sono ancora, stiamo aspettando sempre di vedere come poi il garante della privacy disciplinerà questa materia, che alcuni anni, quando si era già parlato di scatola nera, era stato, direi, particolarmente come si può dire, incisivo, con una normativa molto molto importante. Mi permetto soltanto di una precisazione rispetto a quello che è stato detto. È pur vero che vi è una maggiore richiesta di preventivi con scatole nere. Noi, ad esempio, come Vezza Rappresentanza non abbiamo questo tipo di prodotto, però ad esempio riteniamo che inserire in una tariffa di una compagnia d'assicurazione l'obbligatorietà di uno sconto minimo sia quantomeno, diciamo, criticabile. Cioè, quindi voi dovreste inserirlo anche senza avere la scatola nera? Dovremmo in qualche maniera fare riferimento ad un dato di mercato, come dice il regolamento IVA in pubblica consultazione, che attualmente è solo presente nella statistica annuale dell'associazione, ma che è riferita soltanto a un settore, quello delle autovetture. Ma in ogni caso, quello che a nostro parere, a mio parere, è criticabile è che questo sconto minimo non è in qualche maniera rapportabile alla mia storia assicurativa. Se nella mia storia assicurativa, sulla mia tariffa, io non sono in grado di poter recepire uno sconto minimo del 5%, in questa maniera, essendomi costretto a farlo, mi potrei trovare in una situazione di fabbisogno, di deficit tariffario, e dovrei quindi poi caricare questo deficit su tutta la mia platea di assicurati, creando un innalzamento della tariffa e quindi di per sé una situazione di difficoltà a livello di confronto con gli altri competitors. E questa è una materia molto difficile perché, tra l'altro, negli ultimi 24 mesi è vero che le scatole nere hanno avuto un grosso successo nella clientela, ma lo hanno avuto soprattutto nelle regioni del sud, dove il premio ovviamente ha altre dimensioni e dove lo sconto del 10, del 20 o del 25% assume per la clientela effettivamente un valore diciamo, aggiunto. Al sud c'era anche il problema magari di una maggiore percentuale di truffe assicurative. Non voglio neppure entrare... No, questo lo dicono le statistiche. Sì, certamente. Ma tantissime persone oneste al sud, però poi le compagnie avevano anche un'incidenza, insomma, e quindi la scatola nera... Direi che oltre che però per il caso del Sud Italia che è stato citato, peraltro giustamente, direi che anche alcuni casi assicurativi stanno beneficiando di questo tipo di servizio. Penso per esempio a chi ricorre al decreto Bersani per ereditare una classe di merito da un coniugato. Ecco,
beneficiare di questo sconto, non avendo magari uno storico assicurativo precedente, ma potendo comunque beneficiare di questo vantaggio per costruire poi il proprio profilo di rischio negli anni, è una cosa che sta dando molta soddisfazione ai clienti. E poi tra le novità c'è anche il fatto che bisogna presentare più preventivi. Però se uno è un agente monomandatario non penso che diventa più esercitata questa possibilità da un broker, cioè uno che ha portafoglio più compagnie. La normativa riguarda soltanto le agenzie, gli intermediari plurimandatari. La normativa prevede che IVASS faccia un grosso investimento sul preventivatore unico, il tuo preventivatore di IVASS, che dovrebbe diventare in qualche maniera un po' la Bibbia su cui in qualche maniera confrontare tutte le proposte assicurative. Questo potrebbe farvi concorrenza in qualche modo. Ma diciamo che sono comunque due strumenti differenti. È vero che il preventivatore di IVASS sarà sicuramente il più completo, non dipende da legame ad accordi con le compagnie, che però noi possiamo vantare insomma tanti accordi. Piuttosto direi che un aspetto molto importante, si è parlato adesso un po' anche di agenti monomandatari, direi che però possiamo anche citare il caso degli agenti plurimandatari, che anche un po' attraverso strumenti come il comparatore di IVASS, un po' anche grazie a strumenti come il nostro, si stanno sempre più informando e allargando la propria conoscenza di quello che è il mercato, e noi questo lo misuriamo ogni giorno, in particolare nel nostro canale, dove siamo entrati in contatto con ormai migliaia di intermediari assicurativi che si dotano di uno strumento come la nostra piattaforma per valutare la completezza delle offerte del mercato. Ci sarà spazio per tutti. C'è spazio per ognuno con la sua caratteristica. Ecco, io proprio volevo guardare alle prospettive allora del settore per il 2018, alla luce anche di queste novità, ma di come sta andando il mercato, eccetera. Lei come lo vede questo? Diciamo che innanzitutto ci auguriamo che il calo del premio medio in qualche maniera continui a leggermente ridursi sempre di più. Quindi una buona notizia per gli automobilisti. Per noi sarebbe veramente una buona notizia, però è altrettanto vero che si sta facendo sempre più dura la battaglia tra le compagnie sul portafoglio, sulla difesa del proprio portafoglio, per cui il portafoglio della compagnia profittevole viene difeso veramente ormai a battaglia di sconti molto molto importanti, perché di per sé nell'auto questo portafoglio è la nostra cassaforte. Ma quindi sta succedendo un po' anche per l'RC Auto, visto che quando scade, no? Cioè, non c'è il tacito rinnovo, quindi esatto. Uno può cambiare. Quello che succede con le compagnie telefoniche, io ho fatto una disdetta di un abbonamento TV e mi hanno inseguito per 2 mesi proponendomi di tutto e di più. Succede anche nei telefoni, succede adesso anche nelle RC Auto. Beh, penso che faccio le puntiti da questo punto di vista sia molto più. Erano nati addirittura i professionisti del cambio compagnia telefonica, cioè dopo alla fine però vengono anche in qualche modo individuati. Noi quello che possiamo dire è che esiste comunque una, parlo per quanto riguarda le compagnie dirette, è vero che ci sono diversi profili assicurativi che fanno gola un po' a tutte le compagnie, per cui c'è una grande competizione sul prezzo, tantissimi sconti e questa è la normalità del mercato, se vogliamo. Tuttavia esistono comunque dei profili che sono graditi, rientrano perfettamente nei sistemi tariffari di alcuni, diversamente in quelli di altre compagnie. Esiste quindi, diciamo così, anche un equilibrio, se vogliamo. Questo equilibrio poi lo si vede proprio al momento della scadenza della polizza, quando si vede che una compagnia per mantenere proprio i propri clienti riesce a essere sempre competitiva. Moltissime persone tornano di anno in anno sul nostro sito, spesso e volentieri scelgono la stessa compagnia. Sì, quindi c'è praticamente un profilo di assicurato che può trovare, in base alle sue caratteristiche, da una compagnia rispetto a un'altra condizioni migliori, proprio perché, non so, può essere una donna di 40 anni che vive in città, piuttosto che un sessantenne che usa poco l'auto, cioè quindi ogni compagnia si è un po' diversificata anche nel... Sicuramente l'offerta io lo vedo quotidianamente molto diversificata, per cui può capitare che lo stesso profilo sia in qualche maniera molto differenziato tariffa, per compagnia, e quindi la volontà da parte del legislatore di implementare la concorrenza, secondo me, è un dato ormai che è assolutamente... Si può dire che la concorrenza c'è davvero in questo settore, perché c'è ancora qualcuno scettico e dice non è vero. Ma no, io direi che anzi, ritorno all'esempio della nostra rete fisica.
Molti intermediari che hanno quindi un mandato tradizionale dalla propria compagnia di riferimento si dotano poi della nostra piattaforma e vanno a vedere quali profili sono più adatti a uno strumento piuttosto che l'altro. La maggior parte dei loro clienti calza perfettamente a pennello con la dinamica della compagnia tradizionale. Il vantaggio di lavorare con delle compagnie dirette dà al consumatore, in questo caso all'intermediario, la possibilità di trovare quella che combini perfettamente la propria offerta con quel profilo. Questo secondo me è una dinamica concorrenziale molto molto interessante. Ecco, lei ha già un po' introdotto il terzo argomento che volevo trattare, che è proprio quello della diversificazione anche non solo dei profili assicurativi dell'offerta, ma dei canali distributivi. Cioè c'è ancora l'agenzia, monomandataria, plurimandataria, poi ci sono i broker, eccetera, poi sono arrivate le assicurazioni dirette, prima telefoniche, oggi penso che si utilizzi per gran parte internet. Direi insomma, sì. Ecco. Ma qual è la differenza tra questi due canali? Si tende a dire sono più care le agenzie, poi in realtà per alcuni profili non è detto che sia così. Ecco, rispetto anche a chi deve stipulare una polizza, quali sono diciamo i vantaggi dell'uno diciamo dell'altro? Che negli ultimi 24 mesi lo spettro dell'offerta sui modelli di distribuzione si è ulteriormente complicato, perché non bisogna dimenticare che anche le banche stanno diventando un soggetto importante, non bisogna dimenticare la vendita della polizza RC auto tramite da parte delle compagnie automobilistiche, e cioè contestuale ad una vendita di un veicolo con il finanziamento, perché sono due settori che stanno veramente entrando secondo me in maniera veramente importante nell'ambito del modello distributivo. Da parte nostra cosa vogliamo fare noi come gruppo Helvetia? Noi stiamo cercando di portare avanti una politica che si chiama 20-20, per il cui noi vorremmo in qualche maniera offrire il prodotto nostro auto di qualità su plurime piattaforme per il modello di distribuzione. Abbiamo una compagnia del gruppo che sta lavorando sul settore bancario, abbiamo le agenzie, abbiamo una compagnia che si sta interessando sul settore degli affinity dell'automotive. In qualche maniera stiamo cercando di uscire da una situazione complessa di mercato ampliando la nostra proposta di modelli di vendita, tenuto conto che però la nostra concentrazione dal punto di vista di core business è sicuramente la rete agenziale sulla quale Helvetia ha fatto la sua storia in Italia. Ecco, lei come vede questa diversificazione tra canali distributivi? Si può dire meglio uno, meglio l'altro? Beh, io direi che Helvetia ha fatto la sua storia e mi auguro che continui a farla, perché apparentemente in controtendenza rispetto a tutto quello che noi facciamo sul nostro portale internet, su facile.it. Quello a cui stiamo guardando adesso è come avvicinarci ancora di più a quello che è il mercato tradizionale, quello poi delle agenzie. Proprio nel corso del 2017 abbiamo aperto i nostri primi punti vendita ufficiali, il primo a Varese. Abbiamo, dicevo, una rete molto grande di agenzie plurimandatarie, sono più di 2000 intermediari iscritti con noi al registro, che si dotano della nostra piattaforma per fare la comparazione. Io sono assolutamente convinto che esiste e continuerà ad esistere una coesistenza tra il canale diretto, l'aggregatore, il comparatore e quello che è, diciamo così, il tra canale tradizionale. Tra l'altro le polizze vendute in agenzia sono ancora percentualmente superiori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Comunque in Italia non si afferma il canale diretto così come in altri paesi, penso. Sì, perché è ancora una percentuale, adesso non mi ricordo se cos'è il 15. Esatto, si attesta intorno al 15, esatto. Quindi siamo ancora lontani dal poter dire chiuso, anzi probabilmente lontanissimi dal poter dire chiuso quel tipo di mercato, piuttosto lavoriamo per creare delle sinergie tra questi canali distributivi. Ecco, ma in futuro, siccome si è parlato, c'è una domanda così, di prodotti del risparmio anche che possono essere venduti da Amazon, cioè dai giganti di internet, e lì potrebbero vendere pure le polizze RC auto? Ma senso, nel futuro non si può mai scommettere nulla, quindi il mondo dell'auto è veramente un mondo estremamente complesso. È altrettanto vero che se è facile il momento della vendita dell'auto, è molto complesso il momento del post vendita. Cioè noi parliamo molto spesso del momento del premio medio di polizza quando si vende il prodotto, ma io penso che anche
a facile.it, che è molto bravo da questo punto di vista, sa perfettamente che poi i giochi sono sul post vendita e sulla gestione del sinistro, sul quale secondo me una compagnia tradizionale come Helvetia può ancora avere un ruolo importante, perché le posso assicurare che quello che accade nel mondo dell'auto, tra vendite, tra passi, situazioni di eredità e tutto, mette a dura prova tutti i back office di agenzia, e se non si è molto preparati si quindi rischia veramente... L'automobilista valuta anche questo aspetto, cioè, assolutamente molto sì, assolutamente sì. Io mi permetto di raccontare questa cosa perché è il modo con cui spiego ai nostri potenziali intermediari assicurativi perché vale la pena entrare nella nostra rete. Io lavoro in questa azienda ormai da tanti anni, soltanto dopo anni ho convinto la mia mamma a fare questo salto, proviamo la compagnia diretta, perché è vero, c'è assolutamente bisogno di un presidio, di un supporto quando succedono i problemi, dove poi entra in gioco l'assicurazione. È vero che i prodotti diretti sono sempre più standardizzati, Amazon, Google, ci sono molti player che potenzialmente potrebbero entrare in questo mercato, però c'è un problema che è la consulenza. Come prestiamo consulenza ai clienti? Oggi il cliente ha bisogno di un tipo di consulenza. Devo trovare il prodotto più economico, vero. Sa anche che probabilmente se succede con un sinistro avrà bisogno di un altro tipo di intervento. Per cui esiste anche qui la ricerca di una complementarietà degli elementi, dei prodotti. Io verrei un po' all'ultimo tema che vorrei trattare prima che finisca la puntata, che proprio un po' l'abbiamo già... ne abbiamo già un po' parlato qua e là in questi discorsi, cioè che l'offerta di nuovi servizi e di coperture alla luce delle novità, della scontistica, eccetera. Ecco, in questo caso come si sta muovendo il mercato? Il mercato sta cercando, secondo me, sempre di più di convincere il cliente che a fronte di un prodotto auto, per certi versi di RC auto, abbastanza omogeneo, il prodotto ha invece poi al suo, diciamo, complementario una serie di servizi, di garanzie, di assistenza, di tutela legale, di incendio furto, che in qualche maniera lo rendono sempre più completo e in linea con le esigenze. Dobbiamo ricordare che anche molte pubblicità che abbiamo visto sulle RC auto hanno puntato molto ad esempio sul concetto di assistenza, e cioè in qualche maniera con un assicuratore che non ti abbandona mai, in qualsiasi punto del mondo in cui ti trovi con la tua macchina lui è lì presente. Forse è questa la formula vincente, perché ricrea quel rapporto, come diceva prima il collega, tra compagnia e assicurato, che è un rapporto effettivamente di fiducia e di assistenza in qualsiasi momento si possono creare dei problemi, perché poi purtroppo con l'auto ogni tanto, anche se la frequenza è in miglioramento, ci sono. Purtroppo ci sono, sì. No, perché pensavo per esempio, collegato un po' al discorso della scatola nera, no? Tante compagnie, visto che c'è il satellitare, quindi c'è recuperare l'auto in caso di furto, oppure c'è la teleassistenza, no? Cioè, c'è un incidente, quindi scatta subito. Quindi sono servizi aggiuntivi dati in più, nel senso che io faccio questo tipo di polizza, risparmio il 20%, poi però magari la polizza costa di più, ovviamente ho dei servizi in più. Sì, in effetti il 2018 tra l'altro sarà l'anno in cui dovremmo cercare di cogliere, insomma, queste direttive europee che cercano di spingere un po' il mercato verso la consulenza. Quindi consulenza è una parola chiave che oggi come oggi dobbiamo considerare, sia che si tratti di servizi post vendita, sia che si tratti di il servizio di valutazione del rischio, valutazione del profilo, che normalmente viene fatto appunto tra l'intermediario e il cliente. Per cui, insomma, sono tutti temi che saranno oggetto di dibattito nel 2018. Ecco, io finisco, lei un po' l'aveva già data la buona notizia, lo credo anche lei, che poi alla fine chi fa l'RC auto interessa spendere un po' meno, avere le stesse garanzie risparmiando. Allora il 2018 secondo lei porterà ancora ulteriori ribassi e sempre maggiore concorrenza? Direi di sì, perché è il trend che c'è stato negli ultimi anni, sicuramente continuerà, perché sia per come si stanno specializzando i prodotti, dicevamo del satellitare, sia per come si evolve il mercato, sarà sicuramente un 2018 all'insegna del ribassamento dei prezzi. Quindi lei l'aveva già detto, concordo. Diciamo che io mi auguro di no, però mi sa che come dalla parte dal mio punto di vista, però devo dire che soprattutto questi nuovi regolamenti sicuramente determineranno una riduzione del premio.
anche se bisognerà vedere, perché poi le statistiche sono sempre sul medio, ci saranno dei profili che secondo me scenderanno, dei profili che invece tenderanno a aumentare. Insomma, però saranno più contenti gli automobilisti che le compagnie quest'anno. Allora, io ringrazio i miei ospiti, siamo grazie arrivati al termine di questa puntata. Ringrazio Leandro Giacobbi del gruppo Helvetia Italia di essere stato con noi. Ringrazio Nicola Trincas di Facile.it, ringrazio voi che ci avete seguito, vi ricordo che questa puntata verrà poi trascritta, troverete il resoconto su New Insider, su uno dei prossimi numeri, la rivista diretta da Angela Maria Scurica. Alla prossima puntata.